Noi si prosegue per Monte Cengio. Ecco, e purtroppo la stiamo facendo a piedi, perché di solito si sale da questa strada qua con la macchina, ma oggi è un po' meno rispetto a un mese fa quando siamo passati, andando a Campolongo. Sto giro c'è un po' meno neve, ma è comunque ghiaccio, per cui abbiamo provato a fare un pezzo con la macchina, ma abbiamo desistito perché si andava un po' troppo in giro dappertutto, e quindi il primo pezzo non è neanche protetto, c'è il ciglio non protetto, per cui è il caso di non era il caso di farla in macchina. E quindi ci spariamo questi 3,5 km, 4 a piedi sulla strada mezza innevata, mezza asfaltata, e basta, e poi vediamo, speriamo che salendo la nebbia si diradi e sparisca del tutto, così possiamo vedere il mare di nuvole o la nebbia sotto e il sole sopra. Ecco, abbiamo anche una Ida, è partita con la piumino e adesso è già accaldata abbastanza, ha messo la calzamaglia perché pensava di aver freddo, invece mi sa anche no, dopo pensa che la toglie. No, ecco, poi vediamo, va bene, a dopo. Peccato che c'è la nebbia, peccato che è la nebbia. Un pochettino si sta aprendo, pian pian. Andiamo, fotografa. E qua col sole è bellissimo, col sole, con la nebbia così così. Pecca. La Ida che si apre. Forza! Dai, andiamo là, ti prendi, mangiamo mezzo panino. Bravo. E poi partiamo, ma solo mezzo però. Tu mezzo, io no. No, guardami, solo mezzo panino. Dopo 3,5 km di quasi 4 di salita, siamo arrivati al piazzale Principe di Piemonte, abbiamo mangiato mezzo panino a testa, giusto per placare, per par condicio, diciamola così, perché ecco, e adesso siamo pronti a fare il sentiero con un po' di gallerie, strada del Cengio. Ecco, speriamo che si apra un po', così abbiamo anche una bella visuale. Pronta? Partenza, via! Forza, ficcati dentro! Nella galleria. È contenta, siccome gli ho fatto lo scherzo prima, non è molto convinta di dover andare lì dentro. Vai, vai. Bravo.
Senti che freddo. Vai, vai. Ancora me lo devi chiedere? No, è sicura. Ah, non lo so, magari adesso casca. Ti ho detto se avevi la frontale. Perché sei in video, Ida? Scusate, abbiamo un attimo di mongolaggine. No, 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 non era. Ah, lo senti come rimbomba? Vai, vai avanti. Di qua non lo guardi? Mamma, questo è un buco. Paura, vai. Vai. Ho paura che tu te ne vai. Infatti. Finisce lì? Turno Andrè. Sì, la facciamo al ritorno. Facciamo quello il giro fuori prima. Senti che aria, siccome... Allora, ti insegno un trucco. La senti che aria che arriva? Da là? Da là avanti, da dove arrivavi tu? Sì, la lucciola adesso così, guarda come sei conciata, con la luce accesa dentro nella... Andiamo, va. Se senti l'aria, Ida, vuol dire che non è chiusa la galleria, no? Ecco. Però adesso ci piace di più fare il giro di qua, quindi sentivamo l'aria in faccia perché di là c'è un'apertura, entra l'aria, esce di qua, fa da tunnel, no? Cucù, guarda che faccia che c'ha. Sì. Sì. C'è la nebbia. Strapiombo. Dai che forse siamo fortunati e un po' si apre e riusciamo a vedere il mare di nuvole. Lì c'è una cimetta che spunta da sotto il mare di nuvole, che non so che cos'è. Ecco, questa è la Busa, che se passavamo da sotto l'avremmo vista. E questa è una Ida che non siamo ancora partiti, è già spompata. Forza! Thank you.
Guarda. Palombaro ciclista, sembri. Ma perché anche le luci rosse accese? Anche quella? Che sei un po' mona. No, le ho schiacciate tutte prima. Ecco. Sai che? Ti sei fatta la foto così, con l'autoscatto. Dai, vai avanti. Andiamo. Forza. Mai voltarsi indietro. No, dopo lo facciamo al ritorno anche, per cui... Perché cammini tutto da quella parte lì, che se ti viene giù un sasso... Paura di cadere giù? Paura di cadere giù, capito? Va avanti. Ah, guarda che fa la coraggiosa. Tuck and then. Ah, tieni sulla montagna? Brava! Ah, va, cammina! Tontola! Qui c'è la panchetta dove ci siamo seduti con la mia mamma, ma è piena di cacca di caprette. Cacca di caprette, quindi anche no. Come cazzo sono? Da dove sono arrivate ste capre? Cos'è che c'è di fiorito? Rododendro, ma giallo. È rododendro, ma non è rodo. È rodo fuori. Vai. Ah, hai freddo? Forza! Qui è un continuo mettere e togliere. E per forza c'è, siamo dentro nella nuvola, per cui quando c'è la nuvola fa freddo, umido, quando non c'è la nuvola fa caldo perché c'è il sole. Ciao ciao.
Dove? Ti faccio vedere. Vieni. Qua. Da qua ci sono gli split per la partenza della via che va giù di qua, ma è che ovviamente adesso non si vede niente perché... Ma chi sono matti questi? Com'è che hai detto? Come fanno? Eh? Girati. Sono pazzi. Da lì? Sì. Lì si mettono in sicura lì e poi scendono. Andiamo a vedere anche di qua. Quel basamento lì, fai la partenza e poi scendi di qua in doppia e poi salgono. Adesso qua non si vede niente perché c'è tutto nuvola, per fortuna, perché sennò te la facevi addosso da quello che vedevi. Allora, mica a posto quelli lì. Piace? Bello, però bello. Vabbè, andiamo, va. Come i vecchi, cioè, cammini. Aggrappata al corrimano, dai, avanti. Oh, Madonna. E giù per te. Perché sì. Lo vedi là? Giù non lo sappiamo, però è tanto bella. Oh, è bastato dirgli, dai, se vai là ti faccio una foto che viene bellissimo. Si è messa a correre praticamente, guarda che roba. Un attimo fa era lì agonizzante. Tutto questione di testa. Dai, wow, vai avanti. Dai, dai, che è il momento buono per la nuvola, forza. Ancora un po' avanti. A posto, ferma, ferma, più indietro, no, devi tornare indietro. Ok, apri le braccia, posto. Ok. Molto bello.
Girati. Bello, bello. Bello, bello. Strada. Oppa. Così? Una Befana? Sei sempre la Befana, ma lo sei anche un po' Befana. Sì, dobbiamo mangiare qua, figurati un po'. Ma ti ne va. Dove sei? Sbirulina.
mamma. Meglio che rientriamo, va? Perché qui fra un po' alle 17, 18.30 buio. Meglio tornare. Bello. Sai che fra un po' tramonta. Poi senti che freddo scendere. Perché noi siamo arriviamo al piazzale, non abbiamo la macchina, dobbiamo ancora fare 4 km a scendere, va bene che a scendere, ma ecco qua che adesso andiamo a vedere il monumento al granatiere, eccolo qua. Che è fatto con le schegge delle mine, così dicono, rifuse ovviamente. Eccolo qua. Va bene, posto. Toccare. Sii rispettosa.